sono abbastanza tanto travagliato, ma sono fiera del lavoro che è stato fatto. Ah, devo andare, Madonna. No, perché io sono l'opposto di Andrea Radice, nel senso lì proprio parola io. Sì, avrei sin dal primo live, diciamo che sono salita sul palco di X Factor sempre un pochino timorosa, no? Un po' con troppa ansia, non me la sono goduta come avrei voluto. Ho iniziato a godermela negli ultimi due live, per dirvi, assurdo, perché la confidenza col palco sembra che... Sembra semplice esibirsi su quel palco, ma non lo è assolutamente. È molto più facile esibirsi con un pubblico vastissimo sotto il palco, ma che ti dà, cioè, con il calore, no? Il palco di X Factor è un palco strano, è pieno di energia strana. È molto, forse mi sentivo troppo poco all'altezza di esibirmi su un palco del genere, no? Perché alla fine è il palco di X Factor, cioè Luca Tommasini e le coreografie immense, l'arte che Luca ha in testa è pazzesca. E quindi sono stata molto più timorosa e meno creativa e divertita, diciamo. Penso che sì, Levante non l'ho mai vista come giudice, mai, proprio anche quando la incontravo in sala prove non dicevo, oddio, il giudice. L'ho sempre vista più come una figura dalla quale risucchiare tutto, no? Perché Levante è un vulcano di idee, esplosiva e molto umile, che per me è la caratteristica fondamentale, cioè è quella che alla fine gli artisti più importanti che vanno avanti sono i più umili in assoluto. Quindi forse ci si dovrebbe fare due domandine. Anche su questo, perché più montati, come giusto che sia, stroncati, perché è così. Poi io mi sono trovata molto bene con lei perché innanzitutto l'adoro dal punto di vista artistico, no? Mi piacciono molto le sue canzoni, come scrive, perché è una grandissima scrittrice. E poi il rapporto che si è creato è stato qualcosa di molto simpatico, perché c'era molto feeling sin da subito, no? E abbiamo riso tantissimo, poi certo lei mi voleva ammazzare di brutto in alcuni momenti, ma pesante, cioè non per finta, che proprio diceva pam, te ne tiro una, però sempre a fin di bene. E sicuramente avrebbe voluto che io dessi il massimo, perché in sala prove, comunque durante le prove è tutta un'altra storia, io ero molto più a mio agio e loro hanno visto quel lato di me. Però una volta che io arrivavo al live, io mi annullavo. Così, merito bomba, nel senso, no, non perché lo canto io, ma perché è un inedito bomba effettivamente, è un brano di spessore, è un brano con una base musicale, infatti Antonio Filippelli, ragazzi, è il mio producer, me ne vanterò fino alla morte perché è un genio, è bravo e buono, scusate, lo diciamo, Antonio è buono e Levano ne parliamo, ecco, stavo dicendo, ecco, e quindi... Sono pronta, sì, ho paura, ovvio che ho paura, perché quando finisci nell'ignoto, ma come fare X Factor, uguale, ogni volta che ci sono le cose nuove che si propongono, dici, è sempre un punto di domanda, perché puoi trovarti come non. Io nel loft stavo morendo, ad esempio, soprattutto l'altro ieri sera, prima del live, ho detto, basta, io domani esco, non ce la faccio più. Cioè, infatti oggi guarda dove sono, mannaggia, perditina. No, però dopo, infatti, ti dirò come mai sono così fiera di essere uscita, soprattutto per il brano che torna. E comunque, sì, sono pronta se ci sono le persone giuste a fianco a me. Perché se rimango da sola mi brucio, perché la difficoltà di quelli che escono comunque da ogni show è avere le palle di lavorare, uno. Le palle cioè affidarsi totalmente a una persona, che è la persona che ti deve stare a fianco 24 ore su 24 e aiutarti in tutto e per tutto. E io credo che queste persone probabilmente le ho già trovate, devo solo capire. Devo solo capire. E quindi buttiamoci, cosa dobbiamo fare?
Quindi io dall'interno del loft, e questo è stato una grandissima fortuna, non avere internet, non avere cellulare, non averne niente, perché è una vera e propria protezione, no? Perché noi eravamo in una bolla e quindi le critiche rimbalzavano e tornavano indietro, nel senso non ci arrivavano direttamente. Però vi assicuro che il peso soprattutto della puntata veramente dove c'era Gianni Morandi l'ho sentito in una maniera, ma non il pei fischi bu, perché quello vabbè si è trasformato più in un circo, però non importa, ma il dopo, il giorno dopo io mi sentivo veramente uno schifo, perché non è... Innanzitutto ho ringraziato veramente Gianni Morandi davanti a ogni telecamera perché io se fossi stata in me dall'esterno non mi sarei salvata dopo un'esibizione del genere scandalosissima, poi io sono molto schietta, certo che quindi probabilmente lui ha capito che io ero molto, non ero io in quel momento, come in tutti i live c'è da dire, però vabbè. E quindi sì, questa pressione di certo non mi ha aiutato, però mi ha fatto uscire la cazzimma che non avevo prima, soprattutto dall'inedito in poi, ovvero 2 puntate, ragazzi. Poi, sì. E questa cosa qui mi dispiace molto perché è la stessa cosa che mi ha detto anche Levante ieri, cioè volevo solo che tutta questa grinta che avevi oggi sul palco la volevo vedere sin dal primo live. Però... Ognuno ha ha i propri tempi per approcciarsi a tutto, a questo mondo che è molto bizzarro. Appunto, i Maneskin saranno sul podio, allora o i Maneskin o Lorenzo Di Citra, perché tutte e due se lo meritano allo stesso modo. Di Citra ha una sensibilità che trasmette mediante i brani anche scelti che è pazzesca. Di Citra è un grand'uomo. Proprio, poi non so come appare nei daily, quelle cose lì, però è veramente una bellissima persona, molto bella. E quindi secondo me si meriterebbe anche la vittoria, però non so quanto sia figo vincere questo programma, non lo so, potrebbe essere fighissimo come no, per dirvi quanti vincitori di X Factor 11, cioè no, scusate, X Factor in generale. Sono andate avanti. Non lo so. Mengoni, Fragola, Ferreri non l'ha vinto. Vabbè, era il secondo, ok. Marco, vabbè, Marco Mengoni, perché sti cazzi. Vabbè, se non va avanti lui, me butto io. O no? Tu dici non basta vincere per poi Quello avere una carriera sicuro, da dipende tanto dal Assolutamente no. compenso. Quello no, no. Anzi. Vabbè, poi entriamo in cose che, vabbè, non parlo. No, comunque non so appunto non lo so che fine faranno questi vincitori, però sono sicura che sia che vince, cioè sia se vincesse, sia che vincesse, italiano, bell'anza, sia che vincesse Di Citra, che vincesse Maneskin, certo per Di Citra farei botto, cioè bottiglie di champagne, per i Maneskin anche. Però sarei contentissima in entrambi i casi, sì, perché sono due bombe. Forse Lorenzo ha una voce meno particolare, perché Damiano parliamo, c'è un timbro della Madonna. Però funzionano tutte e due, a mio parere, poi, sono gusti personali. Anche Storm all'inizio, parliamo un po' di Storm, là, faccio le domande da sola. Anche Storm era un po'... Un vincitore annunciato. Eh sì, direi di sì, era un po' un vincitorino. Però ha un po' canato tutto come me lui, sta un po' andando. Cioè, allora, o quando esce, proprio fa il boom, però rimane sul boom. Però lui è anche molto cambiato a livello di personalità, non lo so. A me piaceva molto all'inizio Samuel, cioè mi emozionava da morire quando cantava, invece lo ascolto adesso. Non è che mi trasmette tutti quei brividi, Damiano mi trasmette, Lorenzo mi trasmette. Samuel Storm no, ma all'inizio Samuel mi faceva alzare veramente. Ma non lo so. Visto che ci sono i giotti. Vabbè, Ricciotti ti è figo. Ricciottino, ti tengo d'occhio. Giulia è solo tuo, ma nel senso io ti tengo d'occhio. Sono la protettrice.
Nigiotti, come dicevo anche a lui, Rolling Stone, è un artista vero, completo, perché ha avuto tantissime opportunità, alcune magari le ha sfruttate in maniera un po' così, ecco, in maniera sbagliata, e altre invece le ha sapute ben sfruttare, quindi è un gran figo e poi è un grandissimo cantautore. Voi adesso avete sentito solo, esatto, l'inedito, ma lui ha tanti brani che sono veramente emozionanti. Infatti faccio l'appello, faccio appello anche qui, Nigiotti, se non mi scrivi un pezzo, io ti scanno. L'ho detto anche Rolling Stone, ti scanno, perché me l'hai promesso, cioè, vedi tu cosa vuoi fare, ecco. Anche se non divento famoso, ciao. E comunque lui è tra spanne sopra di tutti, perché... cioè, lo vedete anche voi comunque, come lui come suona la chitarra, lui io ne ho sentiti gran pochi, cioè, perché anche lì fa quattro accordini, ma come suona nel loft, saluta proprio, saluta il mondo, eh. È molto bravo.